Nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, l'amministrazione comunale di Rocca di Neto ha voluto ricordare Mariella Tamburino, giovane avvocato prematuramente scomparsa nel 2012 a soli 35 anni, a seguito di un tragico evento che ha scosso l'opinione pubblica e che nessuno riesce a cancellare dalla mente. L'istituenda Commissione Pari Opportunità del Comune, rappresentata dalla consigliera Jenny Martino, in pieno accordo con il sindaco Alfonso Dattolo, la giunta del Consiglio Comunale, hanno inteso organizzare nella villetta comunale una commovente manifestazione durante la quale è stato piantato un albero in memoria di Mariella ed è stata apposta una targa attraverso la quale gli amministratori hanno voluto omaggiare la sfortunata cittadina come simbolo di speranza e rinascita per tutte le donne. Il sindaco, nel suo intervento, ha ricordato la figura gioiosa e cordiale di Mariella Tamburino, che aveva affrontato tanti sacrifici per raggiungere il sogno di diventare avvocato, riuscendoci con brillanti risultati. Abbiamo voluto ricordare insieme a tutte le donne che festeggiano questa giornata, che deve essere, diciamo, un esempio di rispetto non solo l'8 marzo, ma tutto il resto dell'anno, ma abbiamo voluto ricordarlo e piantumare un albero in memoria di Mariella Tamburino, che è una ragazza di Rocca che è morta prematuramente. La famiglia aspetta giustizia e, come tutti quanti noi, è un simbolo di rinascita e di speranza per tutte le persone, per tutte le donne in particolare. Sì, una commissione che deve essere istituita a giorni, ma comunque ha voluto già utilizzare questa giornata, che è una giornata di festa, ma per noi è una giornata di memoria, di ricordo, una giornata in cui bisogna in qualche modo approfittare per pensare, per riflettere su quello che è successo, su quello che è successo a tante donne, a Mariella, che ancora è una situazione ancora poco chiara, ma che comunque noi abbiamo voluto ricordare con questo albero, che è segno di speranza, come dice proprio la targa, un segno proprio di rinascita. L'Ordine degli Avvocati ci ha tenuto a essere presente perché Mariella, oltre ad essere una nostra iscritta, era un ottimo professionista e una grande amica. Un giorno di speranza, un albero che rappresenta la speranza che si possa radicare in ognuno di noi un sentimento d'amore che tenga lontana la violenza, che tenga lontano l'odio, i cattivi sentimenti e che possa, diciamo, diffondersi e diffondere soprattutto amore. Mariella, una collega dal volto solare e forse più luminosa del più bello albero di mimosa, quindi penso che il gesto di oggi, ricordarlo così, piantando un albero che possa essere da monito e soprattutto da ricordo per tutte le generazioni, per tutti i ragazzi che in questa villetta, in questo parco giochi verranno spesso, e perché il suo sacrificio possa veramente essere un ricordo per le donne e monito per le donne ad andare avanti. È un gran segnale che l'amministrazione insieme agli avvocati hanno voluto per mia figlia, quindi questo mi riempie di orgoglio, non ho parole per descrivere quello che in questo momento provo. Io ringrazio tutta l'amministrazione comunale e chi si è dedicato a fare questo. Io dico solo una cosa, che per lei io vado avanti, andrò avanti fino a quando non sappiamo la verità, e questo dico io.